Era inverno sull'isola di Sodor. La neve ricopriva campi e ferrovie. Tutte le locomotive lavoravano sodo tranne Percy. Avanti, Percy, non è il momento di fare un riposino. Sono bloccata, si lamentò Percy. La mia ciminiera è congelata, il macchinista ha chiamato i soccorsi. Ah, sbottò Thomas e se ne andò per la sua strada. In seguito, Thomas dovette aiutare a sgombrare la neve da una galleria, ma era così profonda che rimase bloccato. Era molto seccato. La neve non è altro che un impiccio, brontolò. Rusty era nei pressi. Il macchinista dice che quest'inverno è il peggiore che abbiamo mai avuto. Peggiore in che senso? Chiese Thomas. Ora te lo spiego, rispose Rusty. E la piccola locomotiva raccontò. Scarloy stava lavorando in montagna alle cave di Ardesia. Ma la neve rese il compito più difficile. Usavano la neve per creare un doppio argine che impedisse ai carri di scivolare nel burrone. Un giorno, Scarloy partì per le miniere con alcuni carri vuoti. Nel frattempo, alle cave c'erano dei problemi. L'argano che issava su e giù i carri non funzionava bene. Scarloy aveva raggiunto la stretta gola e in alto, sopra di lui, c'era lo scalo della cava. Quel cumulo di neve sembra pericoloso, disse il macchinista. Il rumore del tuo passaggio potrebbe provocare una valanga. Prepara un candelotto di emergenza e vediamo che succede. Scarloy osservò il macchinista mentre lo preparava. E poi ci passò sopra. L'esplosione echeggiò in tutta la gola. Ma non accadde nulla. Bene, disse il macchinista. Tutto a posto. Ci beviamo una bella cioccolata calda e ci rimettiamo in marcia. In realtà non andava tutto bene. Una lunga fila di carri stava per essere calata giù dal pendio. Mentre cominciavano a scendere, alcuni carri vuoti deragliarono. L'argano cigolò. Rompiamolo! Spezziamolo! Urlavano i carri. E ci riuscirono. Avanti! Più in fretta, più veloci! Sghignazzavano. Il banco di neve e gli argini li fermeranno, disse un operaio. Ma si sbagliava. I carri precipitarono nel burrone. Scarloy e il suo macchinista, sentendo quel rombo, guardarono verso l'alto. Una valanga! Quando la nube di neve si dissolse, di Scarloy non c'era più traccia. Era sepolto sotto la neve che ostruiva la gola. E poi arrivò il bello. E che c'è di bello in una valanga? Chiese Thomas. Beh... Nessuno poteva immaginare che il calore della caldaia di Scarloy avesse creato un igloo. È una palla di neve, una casa di neve, è una locomotiva. Rompendo il ghiaccio, trovarono il macchinista e il fuochista di Scarloy che si bevevano una bella cioccolata calda. Che fortuna! Ma questo dimostra che non ci si può fidare dei carri. Né della neve, aggiunse Rusty. Era appena stato liberato dalla neve quando arrivò Gordon sbuffando. Ehi, attenzione! C'è neve dappertutto! Rise Gordon. Si fermò davanti alla galleria e sbuffò rumorosamente. E fu la fine. Oh oh! Aiuto! Gridò Gordon. Se Scarloy è sopravvissuto a una valanga, ce la può fare anche una grande locomotiva come te? Ridacchiò Thomas. No! Mormorò Gordon e rimase muto come la neve.